Bentrovati al TG Med LIS, l'informazione nella lingua italiana dei segni a cura della redazione del TG Med. Una persona è morta nello scontro tra un camion e una moto avvenuto sulla strada statale a Biancavilla nel Catanese. Il tratto di strada, che era stato chiuso, è stato riaperto con un senso unico alternato. Con i mariti mafiosi in carcere erano le mogli a Gela a dirigere il racket delle estorsioni e il traffico di stupefacenti. I carabinieri hanno arrestato 6 persone in un'operazione denominata Donne d'Onore. In manette 3 donne e 3 uomini. Oggi, davanti al giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese, Michele Guarnotta, l'interrogatorio di garanzia del sindaco di Bagheria Patrizio Cinque del Movimento 5 Stelle, indagato per abuso d'ufficio, violazione del segreto d'ufficio e falso ideologico, insieme ad altre 22 persone tra vice sindaco, dipendenti comunali, imprenditori e un ispettore della polizia municipale. A 5 è stato imposto l'obbligo di firma, respinta la richiesta di domiciliari avanzata dai PM. Un tunisino di 24 anni, sbarcato nei giorni scorsi, è stato arrestato a Lampedusa dopo aver rubato un ciclomotore. Il furto è avvenuto in centro, vicino la Chiesa Madre. Sono oltre 250 i migranti, tutti tunisini, ospitati nel centro di accoglienza che regolarmente escono dalla struttura. Alcuni tentano di lasciare l'isola con la nave di linea, nascondendosi sui furgoni che trasportano pesce. Da oggi, via alle multe elettroniche per gli automobilisti non autorizzati che entreranno nella zona a traffico limitato in centro storico. Le telecamere della ZTL sono collegate con la centrale operativa dei vigili urbani, che controllerà le targhe non inserite nella lista bianca, ossia la lista di chi è in possesso di pass. La ZTL è attiva da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20. Sport, calcio. Il Palermo gioca stasera alle 20:30 al Barbera contro la Pro Vercelli. L'allenatore tedino ha convocato anche il brasiliano Coronado, ma deciderà solo all'ultimo se farlo giocare a causa di condizioni fisiche precarie. Su TRM 13, a partire dalle 20:15, la partita sul 13 con Alessandro Amato e Eliana Chiavetta, ospite l'attore Paride Benassai. Domani alle 13:15, Zona Vostra con Luca Tutone per i commenti. Per il TG Med LIS è tutto, arrivederci!